E allora, con questo video della ragazza del Piper che è cresciuta bene, chiudiamo quest'ampia cavalcata attraverso la generazione dei sessantenni, più fortunata di altre come sembra, e genitori di una generazione nuova che si affaccia ad un futuro pieno di incognite, forse anche pieno di fascino. Grazie per essere stati con noi, buonanotte. Arrivederci da Banca Popolare di Puglia e Basilicata. È notte alta e sono sveglio. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1. Grazie a Tili, psicologa, docente universitaria, ospite questa notte a Sottovoce. L'equilibrio si raggiunge, si conquista o si nasce equilibrati, professoressa? Ma diciamo che è un insieme di fattori, forse si nasce equilibrati, si nasce con una tendenza a vedere le cose in una certa maniera. Lei lo è? Io penso sì, penso di essere equilibrata. Parleremo sì. Di questo, ma non solo di questo, con Grazia Attili. Vi aspettiamo come ogni notte, come di consueto, a tra poco. Ancora. Bentrovati! A breve Gigi Marzullo con Sottovoce. E a seguire Rai Educational Rewind, la TV a grande richiesta, visioni private. Linea poi alla programmazione notturna. Domani alle 21.10 ritornano le emozionanti avventure di Don Matteo 6 con Terence Hill. Il detective al servizio di Dio si troverà prima sul set di un importante servizio fotografico e poi in un centro di medicina alternativa. Per stasera è tutto, a domani. Serve più condivisione, attacco a Premier, induca a ripensamento, non paventare complotti antigoverno. Schifani, non fare riforme, alimenta l'antipolitica, Fini da Napolitano, monito chiarissimo, Bersani, Parlamento sede per confronto. Neve, gelo sull'Italia, treni cancellati, ritardi negli aeroporti, il ministro La Russa invia l'esercito a Milano in tilt sotto 20 centimetri di neve. Iran, attaccata l'auto del leader riformista Mousavi, l'onda verde sfida il regime e partecipa in massa ai funerali dell'Ayatollah Montazeri. Buonanotte, benvenuti al TG1. Occorrono riforme condivise, ma il clima non è propizio. È il nuovo forte appello del Presidente della Repubblica, Napolitano, ad un ripensamento collettivo e all'unità delle forze politiche dopo l'aggressione a Berlusconi. No all'ostilità tra giustizia e politica, ha detto il Capo dello Stato, che invita a non paventare complotti contro il governo. Ma sentiamo Andrea Montanari. Stiamo attenti a non lacerare quel fondo di tessuto unitario che si mostra vitale e che è condizione essenziale per affrontare le sfide e i rischi del nostro tempo. Fermare la spirale di tensioni e polemiche per prevenire ogni degenerazione verso la violenza. Si fa più forte l'appello del Capo dello Stato. Serve un ripensamento collettivo, dice Napolitano, dopo la grave aggressione al Premier, al quale rinnova tra gli applausi la sua solidarietà. La via indicata è quella delle riforme, mettere il governo in grado di decidere senza distorsioni. Troppi i decreti, dice il Presidente, compresso il ruolo del Parlamento. Ruolo che si esplica non solo con la libertà di discutere, ma con la libertà di pronunciarsi attraverso il voto sulle disposizioni di legge sottoposte al suo esame e sulle relative proposte di modifica. Tra le riforme c'è quella della giustizia e Napolitano, dopo aver ricordato lo scrupolo di rigore, cautela, riservatezza che deve osservare ogni magistrato, indica l'obiettivo di una riforma condivisa. Il rispetto dei limiti da parte di ciascun potere nei confronti dell'altro, equilibri tra i poteri, pesi e contrappesi come si usa dire. Insomma, politica e giustizia non più mondi ostili guidati dal reciproco sospetto. Poi l'invito a evitare un uso scorretto di quella che i costituzionalisti chiamano costituzione materiale, scambiando per riforme della carta modifiche come quella della legge elettorale. Insomma, dice Napolitano, serve ragionevolezza, leale collaborazione per aiutare il Paese a uscire dalla crisi. Non si paventino complotti che la Costituzione e le sue regole rendono impraticabili contro un governo che goda della fiducia della maggioranza in Parlamento.
A formulare gli auguri al capo dello Stato in nome delle alte cariche, il presidente del Senato Schifani, che insiste sul tema delle riforme. Il Senato ha sviluppato nel mese di dicembre un ampio dibattito su questo tema e nel merito sono emerse alcune indicazioni preziose, anche perché condivise. E c'è il plauso unanime delle forze politiche alle parole del capo dello Stato. È il Parlamento la sede del confronto, dice Bersani, alle prese con la dialettica interna al PD sulle modalità del confronto con il Premier, aperti al dialogo ma solo con l'opposizione responsabile e la linea della maggioranza. I servizi di Giorgio Balzoni e Marco Frittella. Da Napolitano messaggio forte e chiaro, ora lavoriamo tutti su questa traccia. Bersani assicura, il PD vuole le riforme e intende realizzarle in Parlamento. Per questo non ci sarà alcun vertice con Berlusconi. Le sedi esistono già e tutto deve avvenire alla luce del sole, anche perché in giro c'è troppo sospettismo. Confermo che a me la parola dialogo non piace, trovo una parola malata, che non si fa capire. Tanto meno mi piace la parola inciucio, questo ovviamente. Preferisco parole come confronto, accordo, disaccordo. E chiarisce ancora meglio. Il legittimo impedimento, così come viene evocato, configurato, eccetera, è una legge ad persona, così viene detto, e noi votiamo contro. Il processo breve è, primo, una legge ad persona, secondo, è un'amnistia per i colletti bianchi. Votiamo contro due volte. E sul dibattito interno al PD, dove c'è chi apre al confronto, come D'Alema, e chi è più refrattario, come la Bindi, sottolinea. Siamo un partito, plurale, non siamo mica una caserma qua. Ci sono tutte, secondo le sensibilità, le variazioni sul tema. La linea è quella che ho detto adesso e verrà tenuta questa linea qua. Per il presidente della Camera Fini, quello di Napolitano è un messaggio chiarissimo che non può dar luogo a interpretazioni divergenti, doveroso ricercare la più ampia convergenza possibile sulle riforme. E c'è un'ampia condivisione politica delle parole del capo dello Stato, un grande messaggio, un grande presidente, dice per esempio il ministro Calderoli. Ma sulle riforme Di Pietro resta fermo nella convinzione che la maggioranza voglia soltanto l'impunità per Berlusconi. Condivisione invece dall'UDC, il messaggio di Napolitano: nell'UDC si segue la linea del dialogo, sia pure a precise condizioni. Basta chiacchiere, non capire i rischi che sta correndo l'Italia dal punto di vista economico e sociale da irresponsabili. O si apre davvero la stagione delle riforme condivise o il nostro paese resterà fuori dal giro dei grandi. Per il PDL procedere sulla strada delle riforme senza ulteriori rinvii, certo sarebbe meglio insieme all'opposizione, che però, come dice Capezzone, deve smarcarsi da Di Pietro. Sarà il Parlamento il luogo del confronto. Noi riteniamo che però non si debbano fare riforme di basso profilo, l'elezione diretta dei vertici di governo ed altri aspetti devono essere sostenuti e condivisi anche quelli. Il Presidente della Repubblica ha evidenziato quella oggettiva necessità di riforme che noi portiamo avanti da tempo. Speriamo che il dialogo sia produttivo. Pionati aggiunge: il centro-sinistra scenda dalle barricate di Di Pietro. Al Senato il PDL presenterà al più presto un disegno di legge costituzionale sulla sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato. Senza nessuna impunità. E lo faremo anche senza squilli di tromba, perché vorremmo che su questa proposta si apra un dibattito serio, pronti ad accogliere eventuali idee migliori. Il ministro Alfano vede spiragli positivi per il confronto, su questo spiega: gennaio potrebbe essere il mese decisivo, e il suo collega Ronchi dice si apre una nuova fase e non cogliere il senso delle parole di Napolitano sarebbe un errore strategico. Ed ora veniamo all'ondata di maltempo e gelo che hanno investito il centro nord. La situazione più critica si registra a Milano, dove sono caduti in poche ore 20 centimetri di neve e sta ancora continuando a nevicare. Viabilità nel caos, e questa sera il ministro della difesa, La Russa, ha dunque disposto l'invio nel capoluogo lombardo di 800 militari. I primi 100 sono già al lavoro per liberare le strade, ma sentiamo Michela Garbin. Militari dell'esercito impiegati a Milano tra stasera e domani mattina per far fronte all'emergenza neve. Il ministro della difesa, La Russa, ha raccolto l'invito rivolto dalla prefettura Meneghina
per tenere pulite le strade di accesso alla città e sgomberare i marciapiedi dalla neve. Neve che ha già raggiunto i 20 centimetri in città. Dopo la paralisi della circolazione del pomeriggio con le auto intrappolate nel traffico impazzito, ora si registrano disagi sull'intera rete autostradale della Lombardia. Segnalati fortissimi rallentamenti sul sistema delle tangenziali milanesi. Agli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio sono segnalati ritardi e numerose cancellazioni a causa del maltempo. L'aeroporto di Linate ha chiuso gli arrivi e proseguono anche cancellazioni e ritardi sulle linee ferroviarie. Domani scuole chiuse a Milano e in molte province della Lombardia. La Protezione Civile comunica che la nevicata proseguirà fino alle prime ore di domattina. E il gelo di queste ore ha provocato due vittime, un 21enne della Costa d'Avorio morto assiderato in un capannone a Foggia ed una donna di 46 anni sbalzata fuori dall'auto uscita di strada per il ghiaccio a Pavia. In tutto il nord voli e treni cancellati per neve e ghiaccio, lunghe code anche stasera sulla Bologna-Firenze chiusa poco fa in alcuni tratti, mentre altra neve è prevista nelle prossime ore. Ma vediamo la situazione con Marco Bariletti. C'è il ghiaccio a bloccare porte e scambi, a far ritardare un treno dietro l'altro. C'è il ghiaccio a mandare in tilt prima il Friuli, con il 20% dei convogli cancellati, poi a domino il resto d'Italia. 350 i treni che non sono partiti. Devo tornare a casa per le vacanze e due giorni che tento di tornare a casa, ma... I passeggeri aspettano sui binari da Venezia a Torino. I tabelloni mostrano ritardi. A volte anche 200-300 minuti, ore e ore di rabbia e di freddo. Prima abbiamo aspettato mezz'ora che arrivasse, adesso poi altri 35 minuti, adesso sono andati 80 minuti. La situazione è talmente critica che le ferrovie convocano nel pomeriggio una conferenza stampa. Il nemico è il maltempo. D'altra parte, quella che è la situazione europea lo dimostra. Siamo l'unica rete che non ha bloccato nulla. Tutte le altre hanno bloccato pezzi di sistema che sono enormi, dalla Francia alla Spagna. Si viaggia con ritardo, ma almeno si viaggia, questo è il messaggio, e non mancano i consigli. Se uno va a fare viaggio, di portarsi qualche bottiglia d'acqua, qualche panino e un maglione un po' più pesante. Perché capita quando non c'è l'alimentazione in elettrica che purtroppo le carrozze non hanno il riscaldamento. Disagi e rassegnazione anche negli aeroporti. Molti gli scali europei chiusi. Di conseguenza ci sono ritardi e cancellazioni anche in Italia, da Fiumicino a Torino. Chiusa la pista di Bologna, 60.000 litri di antigelo non sono bastati. Nevica su 1.000 chilometri di rete autostradale, ma per ora si riesce a circolare. E la neve e il gelo continuano a bloccare gran parte dell'Europa. Decine di morti in Polonia e gravi disagi in Francia, dove un blackout ha lasciato 2 milioni di persone senza elettricità. Sergio Paini. La polizia cerca i senza tetto per fornirgli un riparo dal freddo. In Polonia, nell'ultimo fine settimana, le temperature sono scese fino a meno 21 gradi e i morti assiderati sono già 42. Almeno altre 6 vittime in Germania, dove oggi la situazione è leggermente migliorata, ma restano i disagi al traffico aereo e ferroviario. Affollatissimi gli scali di Düsseldorf e Francoforte. Sono qui dalle 2 di ieri. Volevo volare a Dubai e da lì Nuova Zelanda, ma non ho saputo più nulla. Il solstizio d'inverno ha messo in ginocchio l'intero continente. Freddo ovunque, ma se in Russia sono abituati ai disagi causati da ghiaccio e neve, tra Londra e Parigi invece è scoppiato il caso Eurostar. Per il terzo giorno consecutivo è rimasto chiuso il tunnel ferroviario sotto la Manica. Una situazione inaccettabile per il governo francese, che ha ottenuto l'apertura di un'inchiesta e pretende la ripresa dei collegamenti entro domani. Nei paesi dell'est nevica 6 mesi all'anno e tutto funziona bene. Qui potevano almeno prevedere quello che è successo. L'ondata di gelo si è spinta fino in Spagna. Voli annullati, binari impraticabili, code infinite e incidenti a raffica sulle strade. Qui siamo a Saragozza e questo anziano signore tenta inutilmente di rompere il ghiaccio che si è formato su una fontana. Il detenuto nigeriano morto 2 giorni fa a Teramo era stato testimone di un pestaggio che portò alla sostituzione del capo delle guardie penitenziarie. Secondo l'autopsia l'uomo era già malato, ma sentiamo i servizi di Gabriele Mastellarini, poi Flavia Lorenzoni.
Si chiude il giallo e si aprono le polemiche sul caso di Uzoma Emeka, il 33enne nigeriano morto venerdì mattina nel carcere di Teramo e testimone di un pestaggio avvenuto il 22 settembre. L'autopsia ha stabilito che Emeka, residente a Martinsicuro, è deceduto per una formazione maligna al cervello, forse un tumore o un'infezione. Cause naturali dunque, ma secondo il suo legale poteva essere salvato con un semplice controllo radiografico. Bastava fare la TAC, che è stata fatta dopo la morte, ai primi sintomi, e si sarebbe evitato il peggio. Il detenuto nell'ultimo periodo era stato più volte fatto visitare dai medici del carcere perché aveva dei problemi. Si vedeva che stava male? Beh, noi ci eravamo accorti che qualcosa non andava in lui. È caduta l'ipotesi della ritorsione degli agenti, anche se la convivente dell'uomo aveva paura del carcere dei veleni. Ancora l'avvocato Lazzaro. Era preoccupata delle conseguenze penitenziarie sulla vita di tutti i giorni dell'Uzoma che avrebbero potuto riservargli gli agenti della polizia penitenziaria. Chi lavora tutti i giorni al carcere sa che i pestaggi negli studio non esistono e non avevamo dubbi che l'autopsia non potesse dare altro esito. Una persona rimasta anonima, quasi sicuramente una guardia carceraria, consegna ad un giornale locale di Teramo una registrazione che testimonia un pestaggio in piena regola avvenuto fra le mura del carcere di Castronio. La voce che si sente è quella del comandante delle guardie. L'uomo riprende un agente, non perché ha picchiato un detenuto, ma perché l'ha fatto in sezione, rischiando di essere scoperto. E lapidario lo istruisce su come e dove pestare i detenuti. È vero che il detenuto ha fatto così, ma è anche vero che la massacra di detenzione. Detenzione non si può massacrare un detenuto, si massacra sotto, si è rischiato la rivolta. Perché c'era il negro e il negro che ha visto tutto. Poi il detenuto abbiamo parato. Tutto questo è accaduto all'inizio dello scorso novembre. Il negretto in questione, quello che ha visto tutto, ebbene ora è morto. L'omicidio Meredith, processo d'appello a Perugia per Rudy Ghedè, già condannato a 30 anni in primo grado. L'inviata è Emma D'Aquino. Sembra più maturo dei suoi 23 anni Rudy Ghedè, in silenzio, ascolta i suoi legali, mentre dopo ore di ricostruzioni, assenza di moventi, fatti già noti e ripetuti più volte in aula anche oggi, arrivano a quella frase la più attesa, l'unica, la richiesta di assoluzione in appello per Livoriano. Rudy non ha calunniato nessuno. Rudy non ha ucciso nessuno. Rudy colpevole designato di un delitto mediatico, dicono. Rudy, già condannato a 30 anni, la vittima di un'ingiustizia. A lui la giovane età non è valsa a scontargli la pena, il riferimento dei suoi legali ad Amanda e Raffaele. E lui siede su quel banco, lo stesso dove solo due settimane fa Amanda e Raffaele hanno assistito alla loro condanna. Rudy, la cui vita, dicono qui a Perugia, è sempre stata in salita, una vita passata ad arrangiarsi, ma oggi in aula non c'è spazio per questo. Per il procuratore generale, per il legale della famiglia di Meredith Kercher, non c'è dubbio, a Rudy va confermata la condanna a 30 anni. Rudy, colpevole di un omicidio a sfondo sessuale. Basta vedere la prima foto che viene scattata in quella camera, la prima tristissima foto, per capire che è un omicidio con motivazioni sessuali. La sentenza è prevista per domani e dall'udienza di oggi non sembra riservare colpi di scena. La buona politica ha bisogno di riconciliazione e, come dimostra la storia dell'Europa, dopo il 1945, lo ha detto il Papa nel discorso di auguri alla Curia Romana, Benedetto XVI ha anche ricordato il suo viaggio in Israele e la visita al mausoleo dell'Olocausto, un monumento contro l'odio. Fabio Zavattaro. Tentazione ricorrente guardare alla politica, trasformarsi da pastori in guide politiche, lo dice Papa Benedetto che incontra per gli auguri di Natale cardinali vescovi della Curia Romana, cioè i suoi più stretti collaboratori. C'è una domanda di fondo che bisogna porsi, afferma: come possiamo essere realisti e pratici senza arrogarci una competenza politica che non ci spetta? Ogni società ha bisogno di riconciliazione perché possa esserci la pace. Riconciliazione sono necessarie per una buona politica. Riconciliazione e giustizia sono i due presupposti della pace. Parla di spazi da offrire ai non credenti, il Papa, spazi di dialogo, ricorda i viaggi, la Terra Santa, il Natale alle porte e il pensiero non può non andare a quelle terre. Parla della sua visita al mausoleo dell'Olocausto, Yad Vashem, e dice: incontro sconvolgente con la crudeltà umana. Con l'odio di un'ideologia accecata
che senza alcuna giustificazione ha consegnato milioni di persone umane alla morte. Una ideologia che voleva cacciare anche Dio dal mondo. Lo Yad Vashem è un monumento commemorativo contro l'odio, richiamo alla purificazione, al perdono, all'amore. L'auto con a bordo il leader dell'opposizione iraniana Mousavi è stata attaccata al termine dei funerali del grande Ayatollah Montazeri, guida spirituale delle proteste che da giugno scuotono il paese. Tra tensione e commozione le esequie si sono trasformate in una grande manifestazione antigovernativa. La polizia è intervenuta e secondo un sito riformista uomini in borghese a bordo di motociclette hanno lanciato sassi contro la macchina di Mousavi sfondando il vetro posteriore e ferendo uno dei suoi accompagnatori.